Cesare Butini, direttore tecnico dell'Ito al Nuoto. Cesare, si è chiuso un 2022 strepitoso, che aspettative ci sono per il 2023? È stato un 2022 che ha collezionato tantissimi successi, ha continuato quel trend positivo che ormai ci accompagna da un po' di tempo. E quindi che cosa possiamo aspettarci dal 2023? Sicuramente un consolidamento di questo trend positivo, perché ormai dobbiamo guardare dritti a quello che sarà l'obiettivo principale del prossimo biennio, che comunque, essendo composto anche da un paio di mondiali, e questa è un po' la novità, che ormai abbiamo un mondiale l'anno negli ultimi 3 anni, abbiamo come obiettivo principale l'Olimpiade. Quindi su questo sicuramente dovremo concentrarci, considerare da oggi, praticamente dalla prima settimana di gennaio, questa stagione, una tutt'uno 2023-2024 fino all'Olimpiade, e quindi su questo dovremo sicuramente mantenere un'attenzione costante su quelle che sono state tutte le nostre attività, non sederci, perché abbiamo raggiunto ottimi successi, ma dobbiamo comunque mantenere alto l'impegno e soprattutto l'unità, perché andiamo incontro a quello che dovrà essere appunto l'appuntamento più importante con Parigi 2024. Sei qua a Livorno per un collegiale di monitoraggio dei giovani mististi, che obiettivo hanno per la federazione questi raduni? Abbiamo ripreso non solo con i mististi, ma anche con lo sci libero femminile, e faremo anche altre iniziative. Quello che era un po' il monitoraggio è quello che ci ha portato un po', secondo me, a questo livello, cioè tenere sotto controllo gli atleti più importanti, ma anche abbinare atleti giovani. Qua abbiamo un paio di 2003 che sicuramente sono quello che potrà essere il nostro futuro, e quindi dobbiamo anche ragionare a quello che sarà anche il dopo Parigi 2024, anticipare un po' questo ricambio generazionale, anche se attualmente non è facile, perché la nostra squadra nazionale, sia maschile che femminile, è di alta qualità e anche molto giovane. Quindi dobbiamo aiutare e favorire sicuramente questi giovani per l'inserimento nella squadra. Abbiamo quest'anno in programma manifestazioni che potrebbero dare modo ad alcuni altri, oltre a quelli che andranno al mondiale, a partecipare a eventi internazionali, quale l'Universiade, quale anche i campionati europei giovanili, i campionati mondiali giovanili. Quindi sicuramente abbiamo tantissime opportunità per fare in modo che gli atleti possano sviluppare le loro potenzialità. Quindi su questo è importante tenerli sotto controllo, valorizzare il lavoro dei tecnici, l'impegno delle società, perché ripeto, siamo ancora in un momento difficile dove la crisi energetica la fa da padrone, quindi dobbiamo sicuramente essere al fianco delle società per essere il più forte. E quindi su questo lo scopo del monitoraggio è quello di continuare un'opera di attenzione nei confronti degli atleti e delle società, affinché poi i talenti possano emergere e possano comunque dimostrare le loro grandi valenze. A Livorno ci sono due grandi gruppi diretti da Stefano Morini e Stefano Franceschi. Quanto continua a essere importante l'indotto di Livorno per la nazionale? Il grosso, diciamo, cambio di marcia che è stato fatto negli ultimi 20 anni è che si muove in tutta Italia. Livorno è sempre stato un riferimento importante per noi, e ancora adesso lo rappresenta, perché ci sono sicuramente delle ottime realtà, c'è questo impianto che ha ospitato anche tante volte i campionati italiani, l'impianto comunale della Kamenic, e poi ci sono due ottimi tecnici, quindi su questo sicuramente per noi rappresenta un riferimento importante. E poi ci sono degli atleti sicuramente che hanno ben onorato l'Italia nelle ultime manifestazioni, soprattutto anche ai mondiali di Melbourne. In più il nostro centro qua di Livorno rappresenta anche un'attrazione per anche i nuotatori stranieri, quindi su questo vuol dire che stiamo lavorando bene e Livorno rimarrà sempre il nostro riferimento. Parlavamo di misti, Sara Franceschi nell'ultimo anno, da non avere in bacheca nessuna medaglia a livello assoluto, ora ne ha ben 5, ha
compiuto forse quel salto di qualità che le mancava. Sara è stato un investimento da parte nostra come federazione fin dal 2016, abbiamo sempre creduto nelle sue potenzialità. Finalmente ha tirato fuori, oltre alla medaglia che si fa da memoria l'altro anno a Caserta all'Europeo aveva conquistato, lo trovi di corta, quest'anno un argento molto molto importante al Mondiale di Melbourne. Speriamo che le abbia fatto capire le grandi potenzialità che ha, che noi tutti abbiamo sempre creduto in lei, e quindi guardiamo con fiducia ai prossimi impegni internazionali. Chiudiamo con una battuta su Gabriele Detti: a dicembre è stato sfortunato, non ha potuto partecipare agli assoluti e quindi qualificarsi per il mondiale, ma comunque Gabriele rimane una risorsa importante per la nazionale. Gabriele rimane una risorsa importante perché ha un palmarès importante e soprattutto ha voglia ancora di mettersi in gioco. La federazione lo supporterà sempre, lo supportiamo attualmente in modo importante e quindi su questo secondo me abbiamo la piena fiducia che lui ci farà vedere ancora quello che vale e soprattutto è una parte importante della nostra nazione.